celebriamo la seconda domenica di Quaresima. È una domenica caratterizzata dalla donazione radicale, dall'offerta che il Padre compie nei confronti dell'umanità. Una offerta radicale perché offre proprio il Figlio suo. E nella seconda lettura Paolo, scrivendo ai cristiani di Roma, dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? E nella prima lettura dal libro della Genesi viene richiamato il sacrificio di Abramo. Dio chiede ad Abramo di offrirgli il figlio. Lo ferma, sì, ma questo episodio ci fa comprendere invece la radicale offerta di Dio Padre, che sul Calvario non fermerà la morte del figlio, la sua consegna all'umanità, la sua possibilità di essere redentore di tutta l'umanità. E nel Vangelo la trasfigurazione. Anche qui il tema della offerta radicale della vita, perché Gesù prima e dopo la trasfigurazione parla ai suoi apostoli della sua morte, della sua passione, morte e risurrezione. E dentro a questo episodio che ci viene narrato da Marco c'è la voce di Dio Padre che nella nube dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. L'aspetto che mi ha colpito particolarmente in questa narrazione evangelica di Marco è che nella liturgia, come sempre, il brano inizia con l'affermazione "in quel tempo", che significa nel tempo favorevole, ma anche nel tuo tempo, nel mio tempo, nel tempo odierno, perché la parola di Dio è viva, efficace, è Cristo in noi oggi. Ma il Vangelo di Marco inizia questo brano dicendo: sei giorni dopo, il sesto giorno. Come mai? Il sesto giorno nella creazione è il giorno della creazione dell'uomo e della donna. Allora Marco ci comunica questo messaggio: guarda che nella trasfigurazione c'è una nuova creazione. Si parla della gloria a cui l'uomo è chiamato. Sì, sì, c'è una ricreazione. Viene sottolineato il nostro destino di risorti, di chiamati alla vita eterna, alla risurrezione. Quanti dettagli belli ci sono in questo episodio. Oltre a questo sesto giorno, si parla di croce. Sì, perché prima e dopo Gesù sottolinea la sua passione. Il brano ci porta su un alto monte, l'alto monte che indica il rapporto con Dio, l'alleanza con Mosè, ma anche il sacrificio di Abramo, il Calvario. Allora questo monte ci parla della consegna del figlio nel sangue, in una alleanza stupenda, eterna, che però è firmata col sangue. Il candore incredibile delle vesti di Gesù, così bianche, dice Marco, che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. È qualcosa di inaudito, di soprannaturale,
e richiama l'abito nuziale. L'abito nuziale dello sposo di Cristo, ma che coinvolge anche la sposa, la Chiesa, in questa novità di vita, in questa alleanza eterna nuziale. La nube, la voce che dichiara: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, è dentro a una nube che richiama la nube dell'Esodo, la nube in cui si manifesta la presenza di Dio, si manifesta in maniera stupenda, affascinante, ma anche spaventosa nei confronti dei nemici. Gli egiziani non possono avvicinarsi perché questa nube difende Israele, questa nube copre l'arca dell'alleanza, è la nube dello Spirito Santo che anima la nostra vita e la vita di tutta la Chiesa. E allora anche noi siamo chiamati con gli apostoli a scendere ora dal monte. Scendiamo dal monte per vivere la vita di ogni giorno, ma sapendo che attraverso gli occhi, le orecchie, la vita degli apostoli abbiamo visto, abbiamo ascoltato, abbiamo toccato la verità. Ora sappiamo, siamo chiamati alla risurrezione. Questa strada che attraversa la croce ci spalanca l'eternità, che davvero questa trasfigurazione inizi ora a trasformare tutta la nostra vita destinata alla gloria. Buona domenica a tutti voi.